primi da sempre. Radio Roma. Signore e signori, questo è mio marito. Ladies and gentlemen, she is my wife. Questo è il weekendone dei Ferrazza. Eccoci qua di ritorno, Federico Perrotta, Valentina Olla su Radio Roma. Sì, e mentre Lucas gioca con i pulsanti della regia, ci ha fatto stacco contro stacco, stacco contro stacco, e noi ci siamo incrociati gli occhi, bentornati nel weekendone dei Perrollas. E signori, abbiamo il piacere, l'onore finalmente di ospitare... Di recuperare. L'intervento saltato di ieri con una meravigliosa donna italiana, grande rappresentante di quello che sono le donne italiane adesso. C'è una donna bellissima, una donna molto attiva, un'attrice, e infatti con lei parleremo di riaperture. Milena Miconi! Ciao! Ma buongiorno! Ciao bella, come stai? Come stai? In macchina, mi vedete in macchina? Sì, ti vediamo, dovresti spostarti leggermente sulla tua sinistra. La tua sinistra che è sempre il gioco che facciamo. Perfetto. Adesso sei centrale. Ah, ecco, ho capito, aspetta un po'. Sei al contrario. Ok, bravissimo. Sta uscendo dalla smart. Allora, Michela, sì, Milena, sei in macchina, ma ovviamente sei ferma. Perché sì, certo. Questo impone la legge. E noi ci tenevamo tantissimo appunto ad averti ospite, perché sei ovviamente un'attrice molto attiva dal punto di vista dello spettacolo dal vivo. Sei una signora del teatro italiano, ti giri l'Italia in lungo e in largo. Hai subito come tutti questo fermo biologico del teatro. Stiamo riaprendo, che cosa ne pensi? Come sarà? Sarà difficile, immagino, perché questo periodo, insomma, è stato molto complicato per tutti. I teatri diciamo già arrivavano da grandi difficoltà, quindi immagino che la ripresa sarà ancora più difficile. Speriamo che, insomma, ci diano la possibilità di ricominciare. C'è tanta voglia di ricominciare, questo sicuro. Io ho sentito tanti colleghi, insomma, che comunque hanno proprio voglia e non vedono l'ora, ma anche, insomma, gente che le produzioni, i teatri hanno voglia di ricominciare. Magari si stanno inventando delle cose, c'è molto lavoro, ecco, molto fermento. Sì, molto, molto lavoro, pensano molto a cosa fare per rinnovare, per trovare qualcosa di nuovo da portare. Dai un tema, lanci un tema interessante. Secondo te ci sarà un pubblico diverso? Sì. Beh, io penso di sì, assolutamente. Sicuramente questo ha un po' risvegliato gli animi di tutti, no? Perché tanta gente ha capito che c'è ancora teatro da vedere. Tante volte uno ha la pigrizia, non ha la mentalità, magari soprattutto i giovani, questo è chiaro, no? Però questa cosa, questa chiusura forzata, secondo me ci darà più la voglia di uscire e di fare cose nuove, cose diverse. E allora tutti quei giovani che magari in questi ultimi anni avevano dimenticato il teatro, magari avranno la voglia di ricominciare, no? di andare, di provare questa nuova esperienza. Diciamo che noi stamattina parliamo anche di cambio stagione, ci sarà un cambio strutturale del pubblico, lo dobbiamo fare, ci dobbiamo rivolgere ad un pubblico nuovo, no? Sì, secondo me sì, questa cosa, io credo che questo periodo terribile che abbiamo vissuto ci ha fatto capire tante cose, ci ha fatto ritrovare il piacere di stare a casa, di stare con la famiglia, il piacere di fare delle cose da soli, dalle cose, dalla cucina veramente a prendersi cura del nostro corpo giorno per giorno, no? Quindi io penso che questo cambiamento così importante, che come tutte le cose negative, in maniera trovare qualcosa di positivo, no? Ti fanno capire, ti fanno credere,
maturare. Vediamo se riusciamo a recuperare la linea, perché c'è un problema di linea, nel senso che ti sentiamo un po' sgranata. Però abbiamo sentito praticamente tutto, l'abbiamo sentito. È un'occasione per questo brutto periodo, ci siamo un'occasione per innovarci. A tratti da te, nel senso che a tratti ti sentivamo. però comunque, esatto. No, questo l'abbiamo capito. Allora, per invece parlando proprio di cose frivole, che poi tanto frivole non sono, cambio stagione, tu come sei messa a cambio stagione, cambio di abiti? Parlavamo del cambio stagione, che è un tasto dolente, perché adesso fra poco, perché oddio, questi giorni ha fatto freddo onestamente, quindi ho approfittato per mantenere ancora la situazione così com'è, però diciamo che fra poco dovrò cominciare a pensare a fare il cambio. Poi io ho due ragazze ormai grandi, bellissime. La piccola, soprattutto lei, sta crescendo ad una velocità incredibile e mi rendo conto che non le sta più bene niente, quindi io ho voglia che tiro fuori le cose l'anno scorso, le apro, dico ma queste di quale bambola erano? Quale Barbie? Perché qui c'è un'altra cosa, c'è una roba incredibile, è cambiata tantissimo, è alta quasi quanto me. Ieri sera pure sono tornata a casa dopo una settimana di lavoro fuori, ti giuro, sono rimasta... ecco, così allibita, perché ho detto ma non è possibile che ogni giorno che passa cresce con una velocità, e quindi quest'anno farò questo, chiudo tutto, metto via e metti, e poi il problema e metti roba del nuova. Covid nemmeno riesce a darle le cose in giro, perché io poi sono favorevole anche a questo, alla condivisione, allo scambio, no? Sì. Con le amiche, piuttosto che con magari con alla chiesa, alle ragazze madri che hanno bambini, quindi io metto tutto via e porto alla chiesa che ho vicino casa, però purtroppo non accettano più niente, perché con questo problema del Covid non riesco nemmeno più a dare le cose, quindi a malincuore. Supereremo anche questo. Ti volevo però far sentire una cosa, vediamo se la riconosci, senza metafora, e questa è casa mia, e quando io restando domani si vedrà, domani chi lo sa, ma si se ne verrà, vedrai che se farà. Addio, addio amore mio, però è una... c'è una bellissimo, che mi hai fatto sentire una cosa bellissima. Questo so. Era Campo dei Fiori. Campo dei Fiori, Sistina, 2013, giusto? Sì, che bello, guarda. Con Rodolfo. È stata una cosa, un lavoro che porterò con me nel cuore per sempre. È stata un'esperienza bellissima, ma non tanto, guarda, il Sistina sicuramente... è sempre una grande magia, è un teatro meraviglioso che ti veramente quando entri ti lascia a bocca aperta, ma perché è stato un lavoro proprio bello, Roma, la mia città, Rodolfo, che è un uomo eccezionale, con un cuore grandissimo, ci siamo fatti tante risate, Pino Quartullo che ci ha fatto la regia, insomma già ci conoscevamo, eravamo amici, quindi ci siamo amici, insomma, e poi veramente un cast di gente carina, divertente, è stato un periodo meraviglioso, guarda, proprio bello. Senti. E dici un po' che è successo? Durante le prove, sono felice perché loro tennero una battuta mia, perché si parlava, lui doveva dire una cosa su quando era ragazzino che non aveva fatto, non aveva passato l'esame di... Diciamo, sul più bello diventa un thriller. Sì, la posso fare. Sì. Allora, diciamo... ce la posso fare. L'etere stamattina... Ci siete? Noi ci siamo, l'etere stamattina, diciamo, non ci è favorevole. Vabbè, ma può succedere. Mi permetto di spendere due parole per Milena, nel senso che io ti ho conosciuto tanti anni fa, abbiamo fatto un lavoro insieme, e tu eri in attesa della tua prima bambina, e la cosa che mi è rimasta sempre in mente è che sei una donna fortissima. Quando si considera il periodo della gravidanza di una donna, un periodo di fragilità, un periodo in cui la donna non deve lavorare, deve stare un passo indietro, si deve rinchiudere in casa. Ecco, Milena è l'esempio, testato personalmente, per cui era incinta, anche gravidanza inoltrata, guidava lei, ci portava in giro e noi quattro ballerinazze da quattro soldi, lei era la prima donna dello spettacolo, quindi aveva comunque la responsabilità dello spettacolo sulle spalle, avevamo il coraggio di dire siamo stanche. Io l'ho guardata, lei sprizzava energia da tutti i pori, ho detto ma
questa come fa? È bionica? No, è semplicemente una donna in gamba che riesce ad organizzarsi e delle quelle che possono essere, diciamo, le non le aggravanti, però qualcosa che insomma pesa, lo porta con la leggerezza che solo le donne grandi possono fare. Ma io ti ringrazio di questa cosa. Io sono. Mi sentite intanto? Io non sì, vi vedo, sì, ma sì, noi sì, ti sentiamo benissimo. Io ti ringrazio perché io credo che la vita debba essere vissuta al 100%. Non dobbiamo avere paura di niente perché siamo in grado di fare qualunque cosa. Poi è chiaro, ci sono delle cose, onestamente uno deve capire anche quali sono i propri limiti, però fermarsi di fronte agli ostacoli senza provare a superarli, secondo me, è una delle cose peggiori che possiamo fare, perché abbiamo veramente talmente poco tempo a disposizione che dobbiamo sfruttarlo al meglio. Brava! Quindi non bisogna avere paura, bisogna sempre affrontare tutto. Poi, lì dove c'è una difficoltà, lì dove non si riesce a fare qualcosa, allora ci si ferma, si chiede aiuto. Insomma, io credo che questa è la cosa fondamentale in generale per vivere la nostra vita. Bisogna credere in quello che si fa e non avere mai la paura di affrontare le difficoltà e i problemi. Assolutamente, assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo, Milena. Infatti è quello che probabilmente tutto il comparto dello spettacolo, la maggior parte, ha cercato di fare e che adesso si appresta nuovamente a calcare i palcoscenici e a riempire di gioia, come avete fatto ad esempio con il citato Campo dei Fiori. Le musiche erano di Roberto Giglio, le vogliamo nominare perché erano strepitose e mi auguro. Bellissime, bellissime. Un cantautore straordinario, lui è strepitoso, con un talento grandissimo. Noi dobbiamo ringraziare il nostro Stefanone che ce lo fa sentire spessissimo, ci fa notare tutte le canzoni che scrive Roberto, e noi speriamo presto di rivederti in scena e magari di fare qualcosa in scena insieme, va bene? E soprattutto guarda, tu lo sai quanto io vi stimo, a parte siete la coppia più bella del mondo per me ormai. Grazie. No, siete stupendi insieme, che lavorate insieme credo sia una delle cose più difficili che si possano fare, perché veramente lavorare, vivere con una persona. Pure voi con Mauro non è che fate poco. Sì, ma lui sta dietro le quinte, amore. È diverso, giustamente lo sottolinea. È diverso, quando ci sta insieme. Noi quando lavoriamo insieme, proprio che stiamo insieme fisicamente, litighiamo sempre, è impossibile. Però io per esempio stimo molto il suo lavoro quando scrive, a me piace moltissimo come scrive, quindi sono felice di interpretare magari dei ruoli scritti da lui, delle storie scritte da lui. Però lavorare insieme secondo me è una delle cose più complicate che ci possano essere, non so come fate, quindi vi ammiro. Senti Milena, io non vedo l'ora di rincontrarci in quei meravigliosi dopo spettacolo, a cena fuori. Brava. A Roma o in qualsiasi altra località, tardissimo, perché vorrà dire che il cerchio si è concluso e tutta Brava. La vita si è ripristinata per tutti i settori. Grazie di cuore Mili, grazie. Buon grazie pranzo. A voi, mi spiace per ieri che vi ho dato quella buca straordinaria, ma proprio che... io non so come ho fatto. Vabbè. Solo le grandi dive però... riescono a Scusate, farlo. Scusate, c'è scritto, è arrivato un messaggio di un ascoltatore, Madonna, a Milena Miconi gli spiccia casa. E diciamo, su queste parole noi ringraziamo il... Bene, con questo io mi faccio il segno della croce. Un abbraccio, ciao Milena Miconi. Ciao Milena. Ciao ragazzi, grazie. Un bacio a tutti. Ciao. Bene signori, noi siamo veramente contenti di averla avuta ospite. Noi ci vediamo tra poco. Radio Roma, questi sono i Perrollas. Radio Roma.